Lago Negro, operazione Locusta, latitante Lauriota catturato a Roma. Acqua appesa, i lavori allo scoglio Regina fanno mobilitare gli ambientalisti dell'Alto Tirreno, si richiede il ripristino del luogo. Difesa del fiume Noce, a Rivello i primi passi che portano dalle parole ai fatti. Sapri, parlano Vito D'Agostino e Giuseppe Del Medico, due volti del Partito Democratico contrapposti alle prossime elezioni. Buonasera, erano queste le anticipazioni di Rete 3 News, edizione serale di lunedì 27 febbraio. In apertura, come avete potuto sentire dalle nostre anticipazioni, la cronaca, l'attività investigativa dei carabinieri di Lago Negro ha portato ad un altro arresto nell'ambito dell'operazione Locusta, il servizio. Finisce in manette dopo quasi un mese di latitanza. Giuseppe Olivieri, 45 anni di Lauria, è stato arrestato questa mattina a Roma dai carabinieri della compagnia di Lago Negro. L'uomo era riuscito a sfuggire grazie alla collaborazione di altre due persone già arrestate con l'accusa di favoreggiamento. Il fermo dell'uomo rientra nell'ambito dell'operazione Locusta, volta a reprimere un grosso giro di usura. I militari di Lago Negro, guidati dal capitano Luigi Salvati Tanagro, già nel luglio 2011 avevano tratto in arresto 9 persone tra Basilicata, Calabria e Campania. Il mandato di cattura per Olivieri era stato emesso già lo scorso 3 febbraio dal giudice per le indagini preliminari Lucia Iodice. L'uomo però era riuscito a dileguarsi facendo perdere le sue tracce. Ma l'attività investigativa svolta dagli inquirenti, coordinati dal PM Francesco Greco, ha consentito di rintracciare il Lauriota ritenuto responsabile di usura aggravata e continuata nei confronti di molti commercianti del Lago Negrese, dell'Alto Tirreno Cosentino e del Vallo di Diano. Dopo la cattura, Olivieri è stato trasferito presso la caserma dei carabinieri di Lago Negro e dopo le operazioni del caso è stato tradotto in carcere a Sala Confina. Non si ferma all'alt dei carabinieri e viene arrestato. È successo oggi pomeriggio a Scalea. I militari della radiomobile hanno messo le manette ai polsi di Angelo Ambrosio, classe 1979, residente a Scalea. Per l'uomo l'accusa è di resistenza a pubblico ufficiale. Ambrosio era già noto alle forze dell'ordine, in passato era già stato arrestato per spaccio e detenzione di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Dopo tutti i controlli del caso, l'uomo è stato tradotto ai domiciliari. Andiamo ad Acquappesa adesso, dove stanno facendo clamore i lavori allo scoglio Regina. La barriera anti-erosione del litorale, dicono gli ambientalisti, è uno scempio. Vediamo il servizio. Sta facendo gridare allo scandalo la costruzione della barriera massi tra la spiaggia di Acquappesa e lo scoglio della Regina. Nelle intenzioni dovrebbe servire per contrastare l'erosione costiera del litorale di Guardia Piemontese e Acquappesa, ma per molti è già diventato uno scempio da fermare. Un vero SOS già partito dalle pagine di Facebook, ad averlo firmato il coordinatore del movimento ambientalista dell'Alto Tirreno, Francesco Cirillo, che ci ha concesso anche le immagini che state vedendo. Come potete constatare, la pista collega completamente la spiaggia allo scoglio. Ecco com'era la zona prima dell'avvio dei lavori. La foto è una delle tante che si può trovare su internet e che serve per pubblicizzare nel mondo la Riviera dei Cedri e la Calabria. Tutto ancora da vagliare l'iter burocratico che ha portato alla concessione dei lavori. Secondo Cirillo l'ok è partito dall'assessorato ai lavori pubblici della Regione Calabria, mentre mancherebbe quello del Parco Marino Riviera dei Cedri, nel quale lo scoglio ricade. Non si capisce, conclude Cirillo, se ci sia stato anche un ok dall'assessorato all'ambiente della provincia di Cosenza. Abbiamo acquisito la documentazione e stiamo analizzando tutto dal punto di vista istituzionale, ha detto il presidente del Parco Marino Ciriaco Astorino. Silenzio invece sulle dichiarazioni dell'ex presidente dell'ente parco Palmiro Manco, che ha giudicato l'opera un tentativo di distruggere l'autorità del Parco Marino Riviera dei Cedri. Tempo regge invece l'assessore all'ambiente della provincia di Cosenza, Giuseppe Aieta. Visiterò i luoghi e poi potrò dire qualcosa, ha dichiarato. Il mio assessorato non era a conoscenza dei lavori. Il pronto soccorso dell'Annunziata di Cosenza è in gravissime condizioni, lo dicono il deputato e il consigliere regionale del PD Franco Laratta e Carlo Guccione, che stamane hanno visitato il nosocomio di Cosenza.
Si riesce a far fronte ad oltre 300 pazienti al giorno, spiegano Buccione e Laratta, solo grazie allo spirito di sacrificio degli operatori medici ed infermieristici, che in una struttura del tutto inadeguata rispondono con impegno. Nel corso del 2011 il 118 dell'ospedale Cosentino ha fatto registrare 25.000 interventi, 50.000 richieste e circa 600.000 telefonate. La struttura risponde bene all'emergenza, dicono Guccione e Laratta, sebbene si registra un parco automezzi formato da autoambulanze che hanno all'attivo almeno 200.000-300.000 chilometri. E ci spostiamo a Sassano, nella provincia di Salerno, per parlare di un'altra eterna incompiuta. Vediamo di che si tratta. Torna a far parlare di sé l'ecomostro di Sassano. Dopo che due anni fa una fotografia del suo scheletro incompiuto si era aggiudicato il premio del concorso nazionale Non Solo Punta Perotti, avente come tema proprio gli ecomostri d'Italia, e dopo che l'incompiuta casa comunale era stata infatti inserita tra le 320 opere pubbliche italiane della vergogna in un'inchiesta pubblicata dal Fatto Quotidiano, ecco arrivare questa volta addirittura alla ribalta televisiva nazionale grazie alle telecamere di Striscia la Notizia. Nella giornata di giovedì, infatti, ad effettuare il blitz nella struttura nel pieno centro del paese è stato l'inviato di Striscia la Notizia Vittorio Brumotti, il campione di bike trial che in sella alla sua bici ha mostrato il degrado della struttura. I lavori di quella che doveva diventare la nuova sede del municipio sono iniziati nel 2003, ma non sono mai stati ultimati a causa di una serie di polemiche suscitate dalla struttura e di lungaggini burocratiche. Sei piani di cemento fermi al palo da due anni che non solo rappresentano un pessimo biglietto da visita a chilometri di distanza per la cittadina del Vallo di Diano, ma che hanno anche ostruito ai cittadini il panorama prima visibile dal centro storico cittadino. L'inviato di Striscia ha chiesto spiegazioni di questo scempio al sindaco Tommaso Pellegrino, che ha ricostruito la storia della struttura spiegando di averla ereditata. Inoltre il primo cittadino di Sassano avrebbe promesso di ridimensionare l'ecomostro, abbattendo i piani che ostruiscono la vista del panorama e ripristinando il belvedere. Simpatico il siparietto che da alcune indiscrezioni si sarebbe verificato tra Pellegrino e Brumotti, con il sindaco che avrebbe invitato l'inviato di Striscia all'inaugurazione della struttura ridimensionata entro due anni, promettendo dinanzi alle telecamere che se così non sarà raggiungerà per punizione Brumotti a Milano in mutande. Insomma, un motivo in più, se mai ce ne fosse bisogno, per mantenere l'impegno di risolvere la questione sempre più imbarazzante dell'ecomostro, che ormai rischia di superare per fama la Valle delle Orchidee. Un sistema evoluto e innovativo per controllare e monitorare le criticità che gravano sul territorio. Così il presidente della Regione Basilicata, Vito De Filippo, in occasione dell'inaugurazione del centro di monitoraggio ARPAB. Avere a disposizione un centro di controllo unitario nel quale far confluire le informazioni più dettagliate sulle condizioni dell'ambiente, ma anche del territorio, quali il movimento franoso, ha spiegato De Filippo, consentirà all'ARPAB, ma anche a tutti gli enti con competenze nel settore, di intervenire tempestivamente. E continuano gli incontri per la difesa del fiume Noce con i primi risultati pratici. Il servizio. Nessuna tregua nella lotta per la difesa del fiume Noce. Proseguono gli incontri tra le associazioni e i sindaci della valle per combattere l'inquinamento del corso d'acqua. Due nel solo mese di febbraio, come quello di lunedì 6, quando Lauria ha ospitato un tavolo tecnico tra Libera del Lago Negrese e i sindaci della valle. Colloquio durante il quale si è discusso della necessità di trasformare i bei discorsi in azioni pratiche. Grande assente vallenoce.it. Il motivo è che gli attivisti lucani pressano per una politica dei fatti. Solo belle parole, il fiume non può aspettare i periodi lenti dei burocrati, ha bisogno di tempi da meccanico. Frase a cui era susseguita anche la minaccia di abbandono del comitato da parte dell'associazione ambientalista durante il consiglio comunale aperto tenutosi a Tortora lo scorso 11 gennaio. Equilibrio precario ma ritrovato a seguito dell'incontro del 15 febbraio. Qualche timido passo in avanti comunque è stato fatto, commenta Ulderico Pesce, portavoce di vallenoce.it. I sindaci hanno preso qualche impegno in più e messo da parte le chiacchiere. Il sindaco di Trecchina, Ludovico Iannotti, continua Pesce,
si è impegnato nell'installare una telecamera di videosorveglianza sul primo ponticello che porta all'impianto di San Sago. Stiamo provvedendo, conferma Iannotti, a rispettare questo impegno, però abbiamo bisogno dei tempi tecnici per portare avanti tutte le procedure necessarie. In più, sottolinea Pesce, finalmente anche gli altri 6 comuni, oltre a Maratea, Tortora e Trecchina, si costituiranno parte civile contro la Recuperi SRL, che gestisce l'impianto di compostaggio nella frazione tortorese. Prossimo appuntamento per la crociata in difesa del noce è per questo fine settimana, quando il Comune di Rivello ospiterà un nuovo tavolo di lavoro a cui prenderanno parte, oltre agli aderenti al comitato, anche ARPAB e ARPACAL. Ancora niente di ufficiale su giorno e ora dell'incontro, concludono da vallenoce.it, ma saremo tutti presenti e uniti per ridare al nostro fiume e al nostro mare la salute che meritano. Un nuovo episodio di intollerabile violenza da condannare con fermezza nell'attesa che le forze dell'ordine facciano il loro dovere. Il segretario del sindacato dei giornalisti della Calabria, Carlo Parisi, commenta così quanto accaduto al giornalista Pasquale Loiacono, corrispondente da Cariati del Quotidiano della Calabria, al quale hanno fatto trovare tutte e 4 le gomme dell'auto squarciate. Un nuovo vile atto intimidatorio contro chi in Calabria si ostina a fare il proprio mestiere, incalza Parisi. Ciò che va ribadito è che Loiacono, così come gli altri giornalisti minacciati dai soliti ignoti, non è solo. E cambiamo completamente argomento, ci spostiamo a Sapri e parliamo delle elezioni. Campagna elettorale già nel vivo nella città della Spigolatrice. Nei giorni scorsi la prima uscita pubblica dell'ex sindaco Vito D'Agostino, che avrà come avversario alla corsa alla poltrona di primo cittadino Giuseppe Del Medico. Vediamo il servizio. Dopo 6 mesi di vuoto amministrativo, Sapri si prepara alle elezioni per il rinnovo del Consiglio Comunale. L'ex sindaco Vito D'Agostino, sfiduciato a ridosso dello scorso Ferragosto, è pronto a scendere in campo. Noi ci riproviamo, ci presentiamo con rinnovato orgoglio e con rinnovata forza per fare in modo che la città non cada in mano a rappresentanti di lobby economiche e finanziarie interessate all'intercettazione di ogni procedura che abbia delle ricadute economiche sulla città. Ecco, queste sono e soprattutto il nostro intento. Questo dica alle tante persone oneste che sono nella città di Sapri, non solo a quelle che decideranno di votare per me, ma anche a quelle che faranno scelte diverse. C'è da stare molto attenti. Noi siamo qui a testimoniare l'attenzione e anche la dedizione alla città di Sapri. E di lavoro da fare ce ne sarà tanto. In soli 6 mesi senza sindaco, Sapri ha dovuto subire gli effetti dei tagli del governo. La città è paurosamente tornata indietro, credo ci sarebbe stato bisogno di un sindaco, perché in questi mesi abbiamo perso tante cose, da una serie di fermate di treni estremamente importanti alla pretura, al giudice, speriamo di non perdere i giudici di pace, l'ufficio delle entrate, l'ufficio del consorzio dell'acquedotto, cioè una serie di arretramenti che in un momento di particolare difficoltà come questo si sentono molto. Ecco, io credo che in questo caso un sindaco e un'amministrazione combattiva avrebbe potuto almeno fare 2 o 3 battaglie con un po' di successo. Insieme per Sapri è già al lavoro con l'appoggio di una buona fetta di popolazione. E sentiamo anche il candidato di Sapri Democratica, Giuseppe Del Medico. Sapri Democratica si respira un'area di grande entusiasmo, un'area anche di grande responsabilità rispetto al Paese, perché questa città ha bisogno di una spinta nuova per rimettersi in piedi, per rialzarsi da una stagione buia, per guardare al futuro con maggiore prospettiva. Noi stiamo facendo questo, Sapri Democratica ha l'impegno e ha messo giù una serie di iniziative che servono principalmente alla costruzione di un'identità diversa, di un progetto ambizioso ma anche realistico. Su questo stiamo lavorando, c'è un contributo importante di tante persone nuove, di tanti giovani, ma anche di tante professionalità, di tante capacità. Noi guardiamo al futuro con speranza, con interesse, viviamo questo Paese e ci duole, ci fa male al cuore vederlo nelle condizioni in cui è finito. Siamo pronti a prenderci la responsabilità di governare in modo diverso questa città, governando in un modo moderno, nel rispetto dei cittadini e con la partecipazione forte dei cittadini ai processi decisionali.
Monta la protesta degli imprenditori di Sapri contro il candidato a sindaco Giuseppe Del Medico. In un volantino gli imprenditori lamentano il comportamento irresponsabile di Del Medico, reo di aver segnalato a Striscia la Notizia lo stato di abbandono dei lavori di una struttura sita nel porto di Sapri. Una pubblicità negativa che impoverisce la città e la classe imprenditoriale, scrivono nel loro volantino gli imprenditori. Ad un primo cittadino si chiede l'attaccamento alla propria città e, visto il danno d'immagine, auspichiamo ad una profonda riflessione in vista delle prossime elezioni. Andiamo al Pala Conad di Praia a Mare, dove protagonisti di un convegno organizzato da Theater Service sono i lavoratori e la loro sicurezza. Giornata della salute e della sicurezza sul lavoro. Questo è il titolo del convegno organizzato al Pala Conad di Praia a Mare da Theater Service, impresa di consulenza che opera nel settore della sicurezza. Obiettivo del seminario: formazione e diffusione della tutela dei lavoratori. Per divulgare la cultura della sicurezza, che è un argomento attuale ma non se ne parla mai troppo. C'è la necessità di divulgare questa cultura, sia per il lavoratore che gli imprenditori che per gli addetti ai lavori. Al convegno sono intervenuti i relatori che vivono questo tema in vari settori, a partire dal mondo sanitario con Annunziata Colesanti, dirigente medico dell'ASP di Cosenza, che ha trattato la tematica riguardante le vaccinazioni nel mondo del lavoro. Il Servizio Sanitario Nazionale, in cui c'è una componente esponenziale molto elevata, e altre categorie, come posso dire i veterinari, gli operatori dei servizi di rettezza urbana, della depurazione, è una categoria molto a cui bisogna particolarmente tener presente, sono i lavoratori che vanno all'estero. Presente anche Francesco Martire, medico dirigente dell'ASP di Cosenza, che ha trattato invece il tema della vigilanza sui luoghi di lavoro e i problemi legati all'uso di alcol e droga. E Biagio Adduci, in rappresentanza dell'Ispettorato del Lavoro di Cosenza, che ha presentato un'innovazione che presto potrebbe partire dal mondo dell'edilizia, la patente a punti. Si parte con il settore dell'edilizia, con l'assegnazione ad ogni singola azienda o anche lavoratore autonomo, questo discorso vale anche per gli autonomi, di un punteggio minimo. Dopodiché questo punteggio può essere o aumentato se l'azienda è virtuosa nel settore della sicurezza, oppure decurtato se l'azienda commette delle violazioni. È previsto un percorso, di una procedura di recupero dei punti tramite un'apposita formazione. Ha partecipato all'evento anche Biagio Pepe, assessore alle attività produttive di Praia a Mare, in rappresentanza della Giunta Lo Monaco e in difesa della dignità dei lavoratori. Il lavoratore va rispettato civilmente, prima che come obbligo. Non aspettare, insomma, che sia una normativa che dica al datore di lavoro di rispettare il lavoratore, ma che lo faccia già ancor prima della normativa, per un senso civico. 4 milioni di euro per 18 nuovi musei, ad annunciarli l'assessore della Regione Calabria alla cultura, Mario Caligiuri. In un momento di gravi tagli alla cultura, ha affermato Caligiuri, la Regione Calabria va in controtendenza. Tra i progetti selezionati anche quelli di Cetraro, Altomonte, Cosenza, Rende, Reggio Calabria, Catanzaro e Palmi. La graduatoria si trova in pre-informazione sui siti www.regione.calabria.it. Parte da oggi sulle TV locali calabresi una campagna di comunicazione sociale per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni in vista del passaggio al digitale terrestre. L'iniziativa riguarda 28 emittenti, tra cui la nostra. Ecco che cosa vedrete nei prossimi giorni. Vogliamo vederci più chiaro. Arriva anche in Calabria il digitale terrestre. Oltre 40 imprese televisive locali investono da sole nel futuro di tutti. Solo 100 giorni per cambiare la televisione nelle nostre case. Ma ancora l'80% delle famiglie calabresi non ha un decoder. Recuperare il ritardo è ancora possibile. Occorre un segnale nitido. 24 maggio 2012. La Calabria entra nell'era del digitale terrestre. Chi mancherà l'appuntamento?
Ed era questa l'ultima notizia del nostro telegiornale. Tutte le notizie le potete rivedere sul nostro sito www.rete3.tv. Prima di lasciarvi il meteo. Bel tempo con poche nubi su tutto il centro-sud, temperature stazionarie al nord in lieve aumento sul resto della penisola, venti deboli al centro, moderati altrove con rinforzi su Puglia e Calabria. Mari poco mossi, il Mar Ligure, l'Adriatico settentrionale, il Tirreno centro-settentrionale. Qualche appuntamento per domani, martedì 28 febbraio, a Diamante incontro organizzato dall'AIAS per discutere sulla possibile revoca dell'accredito della struttura di Cetraro da parte della Regione Calabria, inizio alle ore 16 presso la sala consiliare del Comune di Diamante. A Belvedere, iniziativa Turismo e Territorio promossa dai gruppi consiliari della provincia di Cosenza di Autonomia e Diritti, MPA e PD, incontro in cui si analizzeranno le prospettive del settore. L'inizio è per le 17.30 presso l'hotel Belvedere. In ultima, Praia a Mare, convegno etica e politica a cura del movimento politico Rappresentiamoci di Praia a Mare. Al tavolo Massimiliano Cedolia, leader del movimento politico, e il vescovo della diocesi di Scalea, San Marco Argentano, Leonardo Bonanno. Il tutto comincia alle ore 18 presso la Galleria Artemisia in Piazza Italia di Praia. E prima di lasciarvi vi ricordiamo che alle ore 21 andrà in onda Terzo Tempo, il programma di approfondimento sportivo a cura di Gaetano Bruno. Grazie per la cortese attenzione.